primo appuntamento che noi diamo annualmente. Quest'anno poi diciamo c'è qualcosa di nuovo nel nuovo. Innanzitutto è il 25enne della Fondazione del Teatro Nuovo che abbiamo aperto nell'89 e oltre che essere il 25enne nasce con una nuova struttura societaria. La vecchia cooperativa Teatro Nuovo continua la sua attività altrove perché alcuni soci hanno preferito così in quanto purtroppo costava essere socio del Teatro Nuovo e allora abbiamo creato una nuova struttura societaria con i soci vecchi Gigino Esposito e Loredana Mutali Passi e con nuovi soci che stiamo facendo entrare nella nostra cooperativa, soprattutto giovani con grande voglia di lavorare, con grande voglia di produrre, perché noi il primo obiettivo che ci poniamo oltre che fare cultura è quello di dare lavoro. Una cooperativa teatrale deve dare lavoro sia agli attori perché avremo una compagnia stabile del Teatro Nuovo, sia al personale che lavorerà stabilmente al Teatro Nuovo, quindi questo vorrei che questa idea raggiungesse anche alcune istituzioni che pensano che il teatro sia solo divertimento, hobby o volontariato. Il teatro oltre che cultura è anche lavoro e quindi aiutateci a dare lavoro, aiutateci a lavorare, aiutateci a fare bene il nostro lavoro con un po' di attenzione in più per quelle istituzioni. Chiaramente ringrazio il Comune di Salerno che è un'istituzione che ci è stata sempre vicina e ringrazio il Teatro Pubblico Campano. Un cartellone così interessante ad un prezzo scontatissimo di 100 e 110 euro perché ci teniamo quest'anno. Che sono 8 appuntamenti. E si parte nell'ultimo weekend. Si parte il 26 e 27 ottobre con Gino Cogliandro e Rosario Verde. Gino Cogliandro è amatissimo, apprezzatissimo componente dei 3-3 che quest'anno fra l'altro avranno anche un revival insieme e saranno al Teatro Nuovo con uno spettacolo molto divertente da ottobre fino a fine febbraio perché poi partiremo con un altro tipo di programmazione, con altri appuntamenti che i nostri nuovi soci proporranno di teatro contemporaneo, ma questo ci sarà tempo per presentarlo. Nel frattempo partiamo con questo cartellone comico, 8 appuntamenti, c'è Vittorio Marsiglia, c'è Rosalia Porcaro, ci sono Gino Ciro, Ciro Geruti e Ciro Villani, c'è Lino Barbieri, c'è Vittorio Marsiglia, diciamo, sicuramente sono 7 spettacoli comici, un nostro spettacolo solo e poi c'è questo spettacolo con Gloriana che è un omaggio a Mario Merolo perché è uno spettacolo, siamo appena arrivati da Napoli, che Gloriana e Mario Merolo rappresentarono con grande successo in tutta Europa nell'88-89, sono stati all'epoca anche al Teatro Nuovo che allora inaugurava e praticamente Gloriana quest'anno riprende questo spettacolo con la partecipazione di Ciro Capano nei panni che furono di Mario Merolo per un omaggio a Mario Merolo con ballerini, cantanti, sketch comici, insomma ce n'è per tutti i gusti, quindi speriamo che il pubblico apprezzi il costo basso, che ci sia vicino, che ci aiuti perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto oltre che dell'istituzione, dei giornalisti che ringraziamo sempre per l'attenzione che ci danno in tutte le manifestazioni che facciamo e quindi diamo poi appuntamento a metà ottobre per una nuova presentazione di tutti i nuovi soci e di tutte le altre iniziative del Teatro Nuovo. Anche se io qualche barricato l'ho assaggiato, 3 anni e mezzo per la botte e la fine del mondo, noi ne beviamo talmente poco. Allora, ci segniamo, tanto ripeto la stessa cosa. No, abbiamo... Vuoi chiamare l'assessore, scusa, così? Assessore? Guerra. Un bene istituzionale sopraggiunto a rivolgere a Rico Castrello, si notitolano il sistema dell'offerta culturale sempre più ricca, interessante e variegata della città di Lisbona. Allora, buongiorno a tutti, grazie di aver raccolto il nostro invito a questa conferenza di presentazione. Ma quindi per noi è un anniversario importante, visto che, come dire, io da bambino ho visto nascere questa struttura, mio padre è uno dei fondatori, è nata 25 anni fa in un periodo in cui il teatro a Salerno non era così fatto, con i soci del Teatro Nuovo, di mettere a punto una rassegna teatrale particolarmente interessante e rilevante per poter festeggiare nel migliore dei modi questo anniversario. Detto questo presento i nostri, diciamo, ospiti. L'interesse di comunicazione di contemporaneo perché di letteratura italiana, per cui tutti questi nuovi soci sicuramente daranno un forte apporto di novità, di creatività e anche di lavoro a tante persone. E queste persone riusciranno a dare alla città tante altre belle iniziative. Per quanto riguarda il cartellone comico,
ringraziamo chiaramente il Teatro Pubblico Campano che da alcune riforme ha condiviso con noi la volontà di abbassare i prezzi. Oggi se si va a fare la cena, se si va a fare la cena a teatro e poi andare a cenare. Allora questo fatto noi abbiamo fatto, se non è per il pubblico. Alcune persone con le loro ricomprensioni mentali, soprattutto negli anni 70-80, pretendere che con quelli che sono in scena, con quelli che sono in sala, soprattutto il cartellone comico, senza un pubblico attivo, partecipante, protagonista, non può essere.